Adesso entreremo un pochino più nel discorso dei, secondo me sono più che LMS. LMS, c'è anche la G di game, appunto, perché comunque secondo me sono quattro i pilastri fondamentali. Cioè, penso che ognuno sia veramente a dedicargli un argomento proprio a sé stante, perché si può entrare tanto nel discorso, però fondamentalmente looks, cioè appunto l'apparenza, quindi quella è, però, da parte di un uomo è ovvio che ognuno sia una genetica, quello che vuoi, uno nasce. Però ognuno ha maniera di migliorare la propria apparenza. Perché non so se hai visto uno degli ultimi video fatto a riguardo, io dicevo che appunto se guardi una ragazza, a prescindere che sia brutta, che sia bella, sta qua quando va in discoteca, sta 3 ore Vero? per truccarsi, per cambiarsi, per rendersi comunque più bella possibile. Ma la cosa che volevo appunto far capire in quel video non è il fatto che uno deve stare 3 ore lì a guardarsi allo specchio e... Ma il fatto che dopo che stai 3 ore a guardarti, a migliorarti tutto, inizi a piacerti. E quando ovviamente inizi a piacerti, automaticamente inizi a piacere anche agli altri. Perché le persone vogliono stare con persone che si sentono attraenti. Cioè, se tu ti guardi allo specchio e sei un Chad della Madonna, ma ti guardi e dici, cazzo, che brutto che sono, stai tranquillo che non otterrai comunque i risultati che potresti ottenere rispetto all'amarti come sei. È ovvio comunque, se sei uno che sta tutto il giorno lì è seduto, mangi patatine la mattina e la sera, sei obeso, c'hai la pelle tutta piena di brufoli e tutto, è ovvio che non potrai ottenere grandi risultati, ma quella è una conseguenza, comunque è un dato di fatto che in quel caso lì non ti vuoi bene. Quello è un dato di fatto. Quindi a me non piace molto il discorso chi appunto dice le donne guardano solo l'apparenza. Tanto non è vero, ma anche se fosse vero, perché non ti prendi cura di te stesso in modo che migliori questo tuo apparire, questa tua quanto una persona può essere attratta da te. Oh, è vero. Allora, io nel look, in punto, infatti, io ci metto la psicologia sostanzialmente. Cioè, il mio ragionamento è un po' diverso. Cioè, io dico, ragazzi, si è arrivati a un punto dove, cioè, ok, mettiamo in caso, poi dopo si potrà parlare di black pill. Cioè, è chiaro che se tu sei un muratore alto 1,60 m che ci prova con una modella alta 1,80 m, è chiaro che c'è difficoltà nell'approccio. E questo è un dato di fatto. Però, sostanzialmente, tu puoi essere un modello e bello quanto vuoi, ma per creare una relazione, numero uno, devi stare bene con te stesso. Perché fondamentalmente, se non ti senti soddisfatto della tua vita, tu sei una persona in generale che con gli altri è una persona che si lamenta costantemente, quindi è una persona totalmente negativa. È chiaro che poi, proprio da un punto di vista psicologico, se tu sei infelice, una persona non si avvicina a te. Cioè, se tu sei lì mogio mogio, tutto il mondo fa schifo, Dio è contro di me, le ragazze sono tutte contro di me, sono tutte delle papà. Cioè, è chiaro che nessuno poi ti vuole stare vicino, ma se tu invece c'è. Cioè, proprio da un punto di vista personale, sei una persona positiva, sei una persona propositiva, sei una persona felice, la gente si avvicina. Questo per me è un concetto di base. Quindi proprio il discorso dell'umore, di come approcciarsi alla vita.